Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Associazione Culturale Luma di Reggio Calabria. Un saluto al pubblico che è presente qui in sala e a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta Facebook sulla pagina dell'Associazione Culturale. Questa sera ho il piacere di presentarvi due artisti reggini che sono accomunati da due grandi passioni. Che in un certo senso queste due passioni, se vogliamo, coesistono, si fondono l'una e l'altra. La scrittura e il cinema, Il che cinema. sono un po' due fasi della stessa medaglia. E quindi abbiamo Paolo Fiorino, Buonasera a attore, tutti, buonasera. e Chiara Gligora. Gligora, Buonasera. scusate, meno male che l'ho chiesto poco fa, Gligora, scrittrice. Dunque, iniziamo subito con Paolo. Paolo, ci conosciamo da un po' di Presente. tempo. È un attore di origini calabresi, è nato esattamente a A Palmi, giusto? In Palmi, provincia di certo. Reggio Calabria. Sì. Raccontaci un po' di Palmi, del rapporto che hai con il mare, perché io ricordo che da piccolo tu dicevi di essere cagionevole di Di salute, no? Quindi salute. hai un po' un rapporto con il mare un po' Un po' particolare, no? avverso, sì. Raccontaci. Comunque niente, io avevo circa 4 anni e da Palmi sopra, è chiamato la zona dei Calips, mi pare. Mi portavano giù alla Tonnara a fare il bagno. Io avevo paura, piangevo, avevo paura del mare e mi prendevano e mi buttavano e dovevo darmi da fare a uscita dall'acqua. E quindi Certo. ho questa visione del mare, anche se amo il mare. Poi invece ho imparato a nuotare a Reggio Calabria, a Santa Caterina e tutto questo col mare. Io amo il mare, specialmente d'inverno. Quindi diciamo che tu a Palmi non hai vissuto, non hai dei No, no, ricordi. io siamo andati via da Palmi all'età di 4 anni, nel 42, quasi nel 43, da Palmi ci siamo trasferiti a Reggio Calabria, a Santa Caterina, durante la guerra, sfollati, siamo scappati, siamo rimasti. Poi io dal 56 ho lasciato questa terra meravigliosa e sono andato a Roma. Sei andato a Roma. Per fare l'attore. Ne parliamo tra un po', non spoilerare tutto. Adesso voglio parlare un attimo con Chiara. Chiara, 22 anni, nata e cresciuta, 23. 23, nata e cresciuta a Reggio Sì. Calabria. Anche tu hai un punto di riferimento, il mare. Sì. Infatti, Chiara scrive, il mare che da sempre sa ispirarmi e svuotarmi di tutto ciò che di non essenziale a volte mi sovrasta. Quindi Sì, hai anche questo diciamo ho un ricordo rapporto. meno traumatico rispetto a Paolo. Sì, Raccontaci. devo dire che il mare mi ha sempre ispirato, ho avuto anche un grande rapporto con, cioè, il mare in senso soggettivo, nel senso che mi è sempre piaciuto nuotare, ho fatto nuoto anche, quindi quando ci stavo dentro avevo un senso di calma e poi l'ho, diciamo, trasformato anche con un rapporto visivo, con quello che è il colore del mare, le varie sfumature che può assumere. E anche come senso figurativo, che è quello che riporto spesso nei miei scritti. Quindi la sua profondità, il fatto che può essere un mare piatto, un mare molto mosso. Certo. Diciamo anche il variare delle nostre emozioni, secondo me, è un fattore che lo descrive alla perfezione. Ed è come mi sento io Certo. personalmente. E Chiara, come nasce la tua passione per la scrittura? Questo è il tuo primo Sì, lavoro, il tuo è primo il mio libro? primo libro. Diciamo che è nato un po' così per caso, perché è partito dalla lettura, poi vedevo che il leggere o comunque anche le piccole frasi prese dai libri che sottolineavo e che sottolineo tuttora non mi bastava più, volevo trovare il mio modo di esprimere quello che sentivo e allora ho iniziato ad appuntarmi un po' tra foglietti, diari, un po' sul telefono anche dove mi trovavo tutto quello che sentivo di esprimere. E poi ho detto, ma perché non lo metto Perché non insieme e provarci? vediamo che cosa ne esce Infatti. fuori. Beh, è uscito un bel Beh, libro, è veramente un bel lo libro. spero. Ed è uscito un libro molto interessante, molti aforismi, molta verità e molta sofferenza. Tutto Paolo l'ha letto tutto, l'ho Sì. letto proprio, Paolo. infatti l'ho chiamata, complimentandomi, l'ho chiamata da Roma perché
Lei mi fece una dedica quest'estate qui a Reggio durante le mie vacanze e poi da Roma l'ho chiamata complimentandomi perché effettivamente vale la pena leggerlo, questo Leggerlo, libro. Sì. leggerlo, leggerlo. Ci si avvicina molto alla poesia e agli euforismi. Ah, bene, bene. Ascolta Paolo, ritorniamo un po' a te. A un certo punto Paolo lascia Palmi, Reggio Calabria, Reggio Calabria, Santa e Santa Caterina. Caterina e si trasferisce a Roma nella primavera del 56, 56. giusto? E tu arrivi a Roma e ovviamente arrivando a Roma cerchi lavoro, però sai già dove cercare questo lavoro, in Certo, un posto ben preciso e per un preciso, motivo ben preciso. preciso. Quale Paolo? E vado a Via Veneto al Caffè Donei, Cos'è il Caffè Donei? dove si è svolta la dolce vita negli anni 50, la dolce vita di Federico Fellini. E vado al Donei, perché qui a Reggio fino all'età di 15 anni facevo il barista io, e quindi l'unica cosa Che che potevi potevo continuare a fare? continuare a fare, e lo volevo fare in un locale dove frequentavano attori e registi, con la speranza di essere notato. Un Certo. giorno, mentre servo un caffè ad un noto attore che avevo ammirato in un film qui a Reggio Calabria, gli dico: "Senta, io sono venuto dalla Calabria perché voglio fare l'attore." "Ah sì," mi ha detto, "che bella faccia che c'hai, sei pure pronto, espressivo." Dice: "Però, dammi 2000 lire, che domani ti porto la tessera di aspirante attore che ti fa entrare a Cinecittà a fare i provini." "Ancora sto aspettando le 2000 lire." Poi mi accade, a distanza di 2 anni, che questo attore è di scena con me nel mio primo film, Perfide ma belle, E come di ti Giorgio sei Simonelli. Simonelli? E qui E come ti sei cominciavo a comportato quindi? impallidire, pensando che io facevo scenate, a dirgli ladro, anche perché nel film facevamo la parte dei ladri, Pensa io un un ladro e po'. lui un film con Claudio Villa. E quindi: "No, per carità, non farmi fare brutta figura, io te li do." Ho detto: "Non mi servono più." Gli ho detto io: Certo. "Lascia stare, prenditi un caffè, anziché te lo servo al Bardonei, adesso prendi la Ok, quindi Cinecittà." siete Ed rimasti amici, siamo siete rimasti rimasti amici. amici, ci si salutava, però ogni volta che lo incontravo per Roma diceva: "Mi presti 10.000 lire?" "Senti, Ah, ma va al diavolo perché già ok. te li ho dati la Quindi prima era un po' volta." rimasta Sì, questo suo modo era di un fare, ecco, un vizietto. vizietto. Chiara, ascolta, il tempo, parliamo un attimo del tempo e del cinema. Che ruolo ha secondo te, secondo la tua esperienza di scrittura, il tempo nel cinema? Perché tu ne parli nel tuo libro. Sì. Il tempo nel cinema ovviamente è alla base, è essenziale, Sì, io nel mio libro, diciamo, ho scritto un paragrafo in cui appunto utilizzo la prosa per descrivere quello che è la mia opinione sul tempo. Quando parlo del tempo, dico che ognuno di noi ne ha una visione diversa, perché noi viviamo costantemente dipendenti dal tempo, se si pensa agli impegni, l'orologio, il fatto di avere degli orari precisi. Sì. Nel cinema però tutta questa visione è un pochino sfasata, perché non si ha tutto il tempo a disposizione per mostrare tutto, diciamo, il racconto che si Sì. Sì. vuole trasmettere. Quindi credo sia molto importante il saper dividere, cioè una scena, e il saper, come dire, rappresentare il fattore Certamente. tempo in un determinato tempo che può Certo. essere diverso da quello che Vuoi effettivamente leggerci qualcosa? è. Avevi Sì. preparato qualcosa? Si intitola Time, ho dato i titoli in inglese. Difficile definirlo. Forse ancora di più lo è riuscire a capire che è tanto importante quanto limitante. La nostra vita si basa sul tempo, quello che pensiamo di non avere, quello in più che desideriamo, quello che abbiamo sprecato e quello che vorremmo riavere indietro, solo per riviverlo allo stesso modo. Eppure, più ci si concentra sul tempo, più si spreca l'essenza di essere vivi nel presente che stiamo attraversando. Non è facile prendere coscienza del fatto
che non è tanto il tempo in sé ad essere importante, ma ciò che ne fai, ciò che costruisci per far sì che il tuo futuro e quello altrui sia migliore. La nostra vita è limitata se vista sul piano della durata che possiede, ma l'unico limite che riguarda ciò che ne potremmo creare al suo interno è la nostra mente. Non vivremmo per sempre, ma il punto è proprio quello. Il poterlo fare toglierebbe valore e significato alla rarità della stessa vita in tutta la sua complessità. Questa è una parte, diciamo, del Quindi questo paragrafo. fa capire comunque È anche molta che verità, il tempo è certo, importante sia tempo. nella vita di tutti i giorni, sia anche dal punto di vista di cinema, ecco, in Sì, i questo tempi sono senso. quelli. Infatti Paolo ieri, che mi ha invitato ad una sua premiazione, raccontava del fatto di quanto il tempo fosse prezioso per gli attori di un tempo, perché lì veniva girato in pellicola, Beh, quindi certo. non si poteva fermare Non si tutto, poteva rivedere e ripetere. poi veniva tagliato successivamente. Quindi Sì, anche questo, la bravura appunto di degli Paolo, come attori, gli altri certo. Con attori. l'incognita poi di capire se tutto era Certo, uscito bene, no, perché era alla fine non vedevi un'incognita. E nulla. poi ti racconterò alcuni Ma adesso è semplice, aneddoti. no? Vediamo Sì, tutto adesso è tutto più nell'immediato, facile quindi il cinema, si adesso è può diverso. fare. Pure in famiglia si può fare il cinema. Sì, Paolo, ritorno da te. Hai iniziato, come abbiamo detto, la tua attività sul set di Perfide Mabelle di Simonelli Sì. 60 anni fa, quindi Eh sì, nel ovviamente 58 adesso abbiamo, Paolo ha una sappiamo. carriera abbastanza lunga, Sì, molto. Hai lavorato con grandi del cinema Italiana italiano e internazionale, anche sì. se internazionali. Per esempio nella Traviata di Franco Zeffirelli, in intervista e in prova d'orchestra di Federico Di Fellini. Federico Però Fellini. vorrei domandarti, com'è stare sul set davanti a diversi registi che comunque hanno ognuno un diverso modo di intendere la scena? Per Certo. esempio, Pupi Avati non prevede un copione per gli attori, perché ha un'idea ben Ha precisa. un'idea, Ecco, certo. qual è questa idea di Pupi Avati? Com'è per esempio lavorare con Pupi Avati? Con Pupi Avati ti dà il concetto. Ti dà il personaggio quello che deve essere e tu lo sviluppi con il metodo Stanislavski che si studia in accademia. Mentre con Federico Fellini è tutto un altro discorso, perché con Federico Fellini arrivava sul set, conosceva la mia gente di allora, tipo un'attrice Isabella Biagini, l'abbracciava. Perché diceva che portava portafortuna, poi mi dava un pezzo di carta con una diecina di righe e mi diceva: Baffetto, imparatelo a memoria che lo facciamo tutto di primo piano. Allora sto Baffetto si nascondeva dietro i cespugli di Cinecittà, al Teatro 5, si immedesimava. Imparava tutto e lavoravamo tutto di primo piano. Poi, quando usciva il film, non vedevi niente di tutto ciò, Tutto il niente, perché contrario. non c'era il video come oggi che vediamo la scena e se va bene va bene, oppure si ripete o si taglia. All'epoca era tutta in pellicola, c'era il montaggio, il fissaggio della pellicola. E si tagliava e un attore, un'attrice rimaneva delusa, dice come ho fatto tanto e non si vede niente, Però la vogliamo, differenza. esatto, vogliamo un attimo dire alle persone qui presenti, anche alle persone che ci seguono da casa, perché hai i baffi? Cioè, com'è nata questa... A un certo punto qualcuno ti ha detto, ti devi mettere i Comunque baffi. il discorso è questo. È accaduto nel 1978. Giravo uno sceneggiato per la seconda rete ed era Il furto della Gioconda per la regia di Renato Castellani, dove io interpretavo il poliziotto, l'aiuto di Renzo Palmer. Allora, durante la conferenza stampa, il regista, che era un grande regista del neorealismo di allora, negli anni 50,
gli ha detto alla stampa: fotografatelo, è un vero poliziotto della televisione, con i baffi però, e i baffi sono nati lì e sono rimasti perché poi Fellini mi volle con i baffi in Quindi intervista. è stato Fellini È stato che soprattutto anche nel film Intervista, è in intervista. prova d'orchestra pure con i baffetti, e mi chiamava Baffetto Baffetto. Fellini. Vediamo adesso un frammento del documentario, di un documentario che insieme a Luisa Bellissimo ho avuto anche il piacere di realizzare, relativo appunto alla vita artistica di Paolo Fiorino, dal titolo Una vita per il cinema. Ovviamente per esigenze di tempo l'abbiamo dovuto tagliare, insomma, Qualche 5-6 minuti, pezzetto, però certo. lo potrete poi rivedere, trovare sulla pagina YouTube dell'associazione Luma. Quindi lo vediamo subito. Pellicola, sentimenti e convinzione ferrea viaggiano sullo stesso binario nell'esistenza di Paolo. Sono tanti i ricordi e le opportunità cercate con slancio, sofferte, ma anche volute con l'entusiasmo di chi sa quello che vuole. E Paolo, già quando affidava i versi di grandi poeti, i sogni di bambino, già quando si nascondeva su un albero di melograno per custodire la memoria di liriche recitate ad alta voce, sapeva che il suo futuro doveva conoscere il cinema. Attraversando le strade romane i ricordi non si perdono e se i San Pietrini di Via Veneto potessero parlare, racconterebbero forse più di quanto possono fare le fotografie d'epoca scattate in ricordo della dolce vita, ma della strada che porta il nome di una battaglia che nel primo conflitto mondiale diede la vittoria all'Italia, tutti ricordano altro, il viavai dei paparazzi, attori, attrici e registi. Ed è proprio qui che comincia ad esistere il sogno di Paolo Fiorino. Ha creato strade che lo hanno condotto a cantare nel coro della Traviata di Franco Zeffirelli nel 1982. Ha poi dovuto attendere solo un altro anno invece per essere il commissario della Digos in intervista di Federico Fellini, anche se già nel 1978 era stato in prova d'orchestra. Sempre in quell'anno fu l'agente Robert nel furto della Gioconda, con la regia questa volta di Roberto Castellani. La sua attività cinematografica snocciola anni e giorni segnati da un rumore di un ciak così tanto agognato. È il 1979 quando lavora con Brooke, in improvviso indossando la divisa di un agente di polizia. Veste i panni del commissario De Cecco nel mistero di Sheila Ross. I personaggi cambiano, la passione resta. Paolo è un dottore in Petalo di Rosa di Damiani nel 1992, un pizzaiolo in Dove siete, io sono qui di Cavani nel 1993 e con Benvenuti in Segreti di Stato nel 2002 è Giovanni Polacco. Tua moglie sta bene. È la figliola. Com'è che non viene più a sentire la mia storia? Deve studiare, quando devo pigliare brutte voti. E perché nella scuola non raccontano bene? Non è colpa sua. Tieni, però non ti bevere tutti. Bentornata, signora De Bari. Le trovo subito una stanza. No, due, per favore, anche per mio marito. Due stanze? Buonasera. Due letti. Una stanza con due letti. Grazie. Si ricorda com'erano vestiti i due imputati? Sì, la signora aveva una pelliccia chiara e il signore aveva un vestito grigio, senza cappello. E la telefonata si svolse proprio quel 18 gennaio? Sì. Dunque, lei si ricorda che quel giorno la signora telefonò? Si ricorda dove aveva posteggiato la sua 600 beige? Si ricorda perfino come erano vestiti marito e moglie? Ma non è sicuro di aver salutato Bebavui proprio quel giorno o un mese prima? Ero sicuro. Poi fui interrogato. E pensai di essermi sbagliato. Perché ero molto confuso in quel momento. Stiamo a vedere. Grazie.
si aprono le porte di Cinecittà per l'attore di origine palmese e sarà proprio nel tempio della cinematografia che varcherà set internazionali come Gangs of New York nel 2001 per poi lavorare in più di una pellicola con Pupi Avati. È stato il portiere di hotel in La rivincita di Natale, il cuoco di casa Curtoni in Ma quando arrivano le ragazze, il ragioniere sfollato in La seconda notte di nozze e se nel cuore altrove ha indossato i panni di un professore, sarà prossimamente ancora tra i banchi di scuola come insegnante di inglese nel Papà di Giovanna, ultimo lavoro del regista bolognese. Posso offrirle qualcosa da bere? Volentieri. Prenderei un brandy. Glielo porto subito. Margherita sarà qui tra un attimo. Tante grazie. Lei ci mette anche. Il mio conoscente mi ha parlato tanto di Flora e delle sue deliziose amiche. Non ho resistito e sono venuto a dare un'occhiata. E tu che ne pensi? Sei pentito? Assolutamente no. Sei molto carina tu. Hai detto che sei qui per affari? Di che cosa ti occupi? Curo la vendita di un palazzo. Palazzo Ludovici. Il proprietario, un conte, ha ipotecato l'immobile. Ora devo fare l'inventario delle cose che ci sono dentro e fare sgombrare la casa. Roma accoglie la sua vita di sempre. La città eterna custodisce il presente, il passato e il futuro di un sogno che non ha mai smesso di esistere nella mente e nel cuore di Paolo. È ancora lì il finale da realizzare, come le pagine di un libro ancora da scrivere. È sulla pellicola di una realtà che solo per un attimo a Paolo è sembrata utopia. Ha creduto nell'arte Fiorino, nella musa ottocentesca che lascia ancora oggi agli attori la possibilità di essere immortali. Paolo, siamo qua. Com'era Roma in quel tempo? Meravigliosa, adesso è un caos, dappertutto, ma tutte le città è così, perché Reggio com'era? Sì. Adesso è un caos, più macchine che persone. comunque Roma ti ha regalato tante emozioni. Molte emozioni, e la Calabria mi regala tanti premi. Anche? Tanti. Siamo al 22esimo premio, quello di ieri sera. Ascolta Paolo, che rapporto hai con Pupi Avati? Ma un rapporto non solo artistico, anche privato. È un rapporto di amicizia. E Pupi Avati ha detto sempre, mentre giravamo, che sono il suo portafortuna. Perché anche una battuta in un suo film... dice che al botteghino fanno la fila, dice, almeno detto da lui, da Pupi e dal fratello, dal produttore. Da Antonio. Da Antonio Avati, che tu hai conosciuto, sei venuto a Cinecittà, hai assistito alle riprese degli amici del bar Margherita, sì. E siamo stati bene, hai fatto un sacco di fotografie. Sì. Chiara, ascolta, volevo farti una domanda, intanto... volevo parlare del libro, io ho avuto modo di leggerlo, posso dire che chi legge il libro di Chiara si addentra in una lettura particolare, intensa, intima, perché in un certo senso i tuoi ricordi, i tuoi pensieri vengono fuori, anche grazie a una scrittura semplice, una scrittura abbastanza agevole. È una sorta di percorso, di una specie di autoterapia, no? Sì. Il fatto della tua scrittura. Perché? Beh, diciamo che come dicevo prima, appunto, è partito da il mio diario. Era semplicemente uno sfogo personale, un modo di esorcizzare sia emozioni e pensieri e mettere un pochino d'ordine. Poi, diciamo, quando ho iniziato a scrivere più nel dettaglio, è stato anche quando ho iniziato anche a leggere di più e a capire come effettivamente volevo arrivare a trasmettere qualcosa. Anche l'utilizzo spesso di metafore, il fatto che non utilizzo nomi, perché mi piace che chi legge si addentri in quello che io sto scrivendo, però che lo senta proprio. Cioè la scrittura secondo me è bella quando è il più ampio possibile, riesce a trasmettere a più persone possibili. Anche il fatto per esempio che Paolo mi abbia detto che ha finito il libro, l'ha letto, gli è piaciuto molto,
mi fa capire quanto alla fine non siamo poi così distanti, nonostante la nostra differenza, diciamo, di generazione, Vita, siamo certo. riusciti a ritrovarci e a Sì. parlare di tantissime cose quando ci siamo incontrati, perché Sì. evidentemente c'è una base o comunque la poesia che ci accomuna. Io Sì. so che tu, quando andavi a scuola, ti piaceva anche recitare le Le poesie poesie sugli e alberi, interpretarle. interpretare anche a livello di Pianta Antico, La cavallina storna, San Martino, Orfano, che ancora ricordo con piacere. Sì, c'è stato un feeling a livello di poesia, Sì. per me, sì. Se il suo, diciamo, se il cinema, il suo modo di esprimersi, la scrittura e l'arte che io ho ripreso con i disegni che troverete all'interno, del libro. Ogni capitolo rappresenta una fase diversa, diciamo, di crescita che io ho riordinato in base alle emozioni che volevo trasmettere e a cui ho dato un colore. Leggiamo un altro passo. Sì, in particolare volevo soffermarmi su un passo a pagina 42, che è una domanda che vorrei rivolgere a Paolo. Dice: e non stiamo tutti interpretando il ruolo che pensiamo di dover recitare? Questo perché, più avanti nel libro riprendo il concetto di pezzi o comunque di parti che ci dividono o che ci compongono. Secondo me l'attore è ciò che incarna questo nostro essere, perché si divide in tante parti, però alla fine è sempre Paolo ciò che lo rappresenta. Certo, l'attore interpreta tante vite, però nella vita è uno solo. Io so quando interpreto un personaggio, entro in quel personaggio e adotto il metodo Stanislavski, che dice dimenticati di essere Paolo Fiorino e sii Mario Rossi, oppure un medico, un meccanico, un dranghettista, un donna e tutto questo. Quindi. E quindi Paolo, tu nello specifico, hai mai sentito venire meno una parte di te stesso nel recitare oppure viceversa hai sentito di stare recitando in alcune fasi della tua vita piuttosto che sullo schermo? No, nella vita non recito, sono io, sono il papà di Daniele e di Fabrizio e dei nipoti di Ilaria e Riccardo. Sullo schermo non sono più io, è quel personaggio che interpreto. Quindi solo sullo Solo schermo. sullo schermo si recita, nella vita no, Nella vita nella no. vita no, specialmente nella famiglia non si può recitare. Poi premetto questo, che il 30 di dicembre compio 59 anni di matrimonio Ah, con una caspita. sola donna e Che è qua presente, è qua con i miei due presente, figli. è qua I presente. gioielli della vita sono quelli, i gioielli Eh preziosi, sì. sì. Quindi Paolo, praticamente, come abbiamo detto, sono stati oltre 60 anni gli anni Il appunto cinema, dedicati alla passione sì. cinematografica, che per una carriera che comunque ha portato con sé soddisfazioni, anche magari qualche delusione, però senza mai mettere da parte i valori, quali, come la famiglia per esempio, no? Certo. Quindi ti faccio una domanda, è possibile fare l'attore e avere una famiglia? No, No, non è difficile. quindi è No, possibile. chi vuole si può fare l'attore, si può fare il marito, il papà, il nonno. Però ci sono Ecco, dei ecco. principi, deve raggiungere un obiettivo, deve ricordarti. Quando hai detto sì all'altare con quell'articolo 143, che deve essere fedele alla famiglia, alla moglie e basta. Le tentazioni erano tante, i contatti pure, ma ho sempre evitato. Ho sempre evitato di fare ruoli amorosi. C'era quella scena in Orgoglio, non hanno potuto fare almeno in braccio quell'attrice che gli raccontavo, era una E finzione. la gelosia No, mia come... moglie è stata gelosa al punto giusto, non posso dire, mi ha lasciato la libertà, era la mia coscienza, La libertà di la artista. libertà di artista. Certe volte ho evitato i ruoli che a me non erano congeniali, ruoli che dovevo fare magari di nudo, da giovane.
40-50 anni mi proposero di fare anche dei film osè, e non ho accettato. Dice: perché, sono pochi soldi? No, non ne voglio nemmeno sapere, me ne vado. Tu per esempio, ecco, ora mi hai dato la possibilità di farti un'altra domanda. Per esempio con Federico Fellini nella Dolce Vita. Ah, beh, lì era tutto un altro discorso. Stavamo nel 1959, ieri. Ieri? E mi fece Federico Fellini il provino per la Dolce Vita, interpretare un paparazzo, un fotografo di quelli che erano a Via Veneto. Però quando hanno messo nella bacheca degli attori, assieme a Mastroianni, Anita Ekberg e tanti altri, ci hanno scritto sotto, a stampatello in rosso, lo schiariamo. E che vuol dire lo schiariamo? Io ho detto all'aiuto regista, che allora era Maurizio Meil, ho detto: scusa Maurizio, ma che vuol dire sto schiariamo? Dice: perché ti vuole biondo platino, biondo così. E ho detto: allora digli che mi mette una parrucca il maestro, perché io non mi ossigeno. Questo Federico Fellini. Federico Fellini per la Dolce Vita. E lui? Lui mi ha detto: mandalo via, non è possibile, un attore deve fare tutto. Ma sceglie l'attore di fare tutto meno. Quindi, io non ho fatto la Dolce Vita. Possiamo dire che hai detto di no a Federico Fellini. Sì, mi ha sostituito Enzo Cerussico, che è stata la sua carriera. Poteva essere anche la mia carriera a livello internazionale, ma ho fatto pure troppo così. Mentre con Luchino Visconti o Pierpaolo Pasolini? Ma che tocchi! Vai! Luchino Visconti nel 1959, sempre l'epoca della Dolce Vita, al Teatro dei Servi a Roma, via del Mortaro, un teatrino, convocò circa 25 ragazzi di 19-20 anni per fare un provino per Rocco e i suoi fratelli. C'era di commissione Anna Magnani, Antonella Lualdi, Renato Salvatori. Quando fece il provino io, hanno fatto finito il provino, un applauso. L'aiuto regista mi viene a dire: il maestro è contento, il maestro è contento, ha trovato finalmente Rocco. Però questa sera prepara una festa in tuo onore, tu sai che il maestro... Ho detto: guarda, digli al maestro che si toglie certe idee dalla testa, perché io chiamo a Reggio Calabria, viene Rocco e i suoi fratelli. Noi eravamo sei fratelli e non dico quello che succede a Via Salaria, alla villa. Cacciolo via, un provinciale. Io non avevo l'esperienza, perché oggi come oggi, con l'esperienza che ho, potevo pure fare un po' la presa in giro. Intanto ottenevo il contratto e poi non ottenevano niente. All'epoca poi non ho fatto, no? Però l'ha fatto Alain Delon, l'idolo delle donne. Bene. Mentre, scusa che ti interrompo. Sì, 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 nel 1960 io facevo il servizio militare a Fossano, in provincia di Cuneo, e nella rivista Le Ore di allora, una rivista di poggente, sfogliavo e vedevo Delon a letto con Visconti. E quello che è uno scandalo, arriva Sissi, giovane imperatrice dalla Francia, perché era la fidanzata di Delon, gli mena tutti e due e lo lascia e se ne va, perché... Quindi abbiamo fatto anche un po' di gossip dell'epoca. Vabbè, dire. Ma viene da sé, se vuoi che racconti. Vabbè, la storia... Vuole anche l'intrattenimento, giustamente. È stato questo. È vero. Chiara, ascolta, progetti per il futuro. Beh, al momento ho continuato a scrivere perché, diciamo, come hai detto tu, è una parte della mia terapia, appunto. E ho un progetto, diciamo, in cantiere che ancora si sta sviluppando dal punto di vista artistico, che vorrei approfondire di più. E poi ho collaborato anche con un altro ragazzo per, diciamo, fare appunto delle illustrazioni per il suo libro, che ammiro molto, che ha presentato anche con me in un paio di occasioni. E evidentemente ci siamo trovati a livello poetico, ecco, e quindi ha pensato a me. Mentre col cinema? Col cinema io ho una grande passione per la fotografia, anche per i film ovviamente, però non per il video, ecco, non sono molto addentrata, quindi spero ci siano, diciamo, dei progetti che possano conciliare le mie varie passioni. E magari fare qualche film insieme a Paolo, certo. Perché no? Perché no?
C'è posto Non mi per tiro tutti, è indietro. importante avere la passione Non e so se ho la credere faccia e da non lo so, cinema. no, c'hai una faccia delicata e potresti Ok. fare, esprimere, trasmettere al pubblico Mi emozioni, fido di te. sicuramente. Vediamo. Bene, allora Ecco, sì. abbiamo fatto una bella Chiacchierata. chiacchierata, abbiamo presentato appunto, abbiamo conosciuto Paolo Fiorino e Chiara. Vi ringrazio di essere Grazie a stati te di Grazie a avermi te. invitato. Grazie al pubblico presente, a quelli che che ci hanno seguito sulla pagina Facebook dell'Associazione Culturale Luma. Ricordo che questa è una diretta, ma comunque poi la potrete rivedere perché ci sarà sia sulla pagina Facebook sia sulla pagina YouTube sempre dell'associazione e vi do appuntamento al prossimo evento. Grazie Francesco, sei molto Grazie mille. gentile, sei Grazie. veramente un bravo regista. Grazie al pubblico presente. Grazie.